undicesima edizione del Grottamarese dell'anno. Spiegheremo la motivazione, avremo chi premierà. Allora, intanto benvenuto, ben trovato qui insieme a noi, un bellissimo teatro che ospita questa manifestazione, undicesima edizione, penso anche dell'emozione ci sia. Buonasera a tutti, è emozionante veramente. È più di finire una gara bella o brutta, è qualcosa di grandioso. È Grottamare, il paese mio. E stasera è... La notizia che mi ha dato il sindaco lunedì mattina alle 11 mi ha fatto pensare tutta la settimana, fino a stasera. Questo va a coronare tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, nel mondo del lavoro e nel mondo dello sport. E non so come dimostrarvi la gratitudine, la riconoscenza per il nome che avete scelto quest'anno, il nome mio, Marco Pennesi. Non ci riesco stasera, è impossibile farlo così rapidamente. Datemi qualche anno e continuerò a lottare sul lavoro, come ho fatto finora, e nel mondo, nello sport, vi porterò altri risultati e altre soddisfazioni. Mi ci impegnerò. Grazie. Marco, capiamo l'emozione di Marco. Allora, ci facciamo un attimo da parte qui, Marco. Così sarebbe impossibile ringraziarli uno per uno e poi tutti quelli di Grottamare che comunque ti vogliono bene. Abbiamo un video, credo che dobbiamo abbassare le luci per vedere questo video che ti rappresenta. Prego. Domare il mare ad oltre 200 km orari, competere con le più veloci imbarcazioni al mondo. È la sfida che affronta da diversi anni Marco Pennesi, titolare del cantiere Metamarine di cui progetta l'intera produzione. Dalla carena alle eliche, ogni elemento del suo bellissimo scafo, l'unico diesel del Powerboat P1, viene curato dall'eclettico 48enne di Grottamare. Porto in gara la mia creatura, la faccio io con i miei collaboratori, i miei dipendenti, e ogni volta che la metto in acqua davanti al pubblico è un'emozione strana, forse come portare la prima volta un figlio a scuola, qualche cosa di bello. E molto probabilmente pochi riescono a provare questi, pochi si costruiscono la barca in casa con le proprie mani, la mettono a punto e la portano in gara. Eppure la grande passione di Pennesi per i motori non viene dal mare. A 14 anni la sua carriera sportiva comincia dal motocross. Ho provato un po' di tutto, dalle motocross, velocità, jet ski, macchine. Mi sono fermato qui perché penso che qui è il massimo.
qualsiasi barca, vela, motore è affascinante, è una sensazione di infinito, di avventura. Una passione che però a volte può giocare brutti scherzi. A Malta, nella prima gara stagionale, Pennesi e il suo equipaggio hanno rischiato di compromettere l'intero campionato con un incidente a oltre 150 km orari, causato da un'onda di ritorno. Da cosa è cambiato nella tua testa dopo quell'evento? Abbiamo iniziato un po' troppo veloce e poi si è visto. È cambiato che ci mette un po' più di prudenza, cioè non appena la barca fa qualche cosa di anomalo, che poi è nella norma finché non ti succede un incidente, ci rifletto, magari dico ma è normale, ci vogliono un paio di gare e poi va tutto a posto. Proprietario della squadra, meccanico, navigatore, a volte anche pilota. Ma come si sente Marco Pennesi quando sale sulla sua imbarcazione? Forse la parola più giusta è appassionato, ammalato. Dicono che sono ammalato di barca, di motori. E quando ci sali sopra è differente da quando provo un'altra imbarcazione. Non lo so spiegare però, poi prima o poi vi porterò a fare un giro a tutti. Si conclude con un bilancio più che soddisfacente per Metamarine nella stagione agonistica del 2009. Con un lusinghiero titolo italiano e un meritatissimo terzo posto mondiale, raggiunto nonostante gli imprevisti e le non poche difficoltà, tecnologico, pressante, competitivo, il bolide Metamarine debutta nella prima gara del campionato mondiale a Malta. Lo standard qualitativo è molto elevato e l'introduzione di nuove sofisticate tecnologie consentono la riduzione delle emissioni e dei consumi, senza compromettere tuttavia l'alto livello prestazionale. Vincente, la trasferta in terra siciliana si conclude infatti con un bilancio molto positivo per Metamarine, che ha avuto la possibilità di dimostrare tutto il proprio potenziale riuscendo a ottenere il terzo posto dopo Furnibo e Snap. L'ultima delle tre prove del campionato italiano Powerboat P1 si è svolto nelle acque del Golfo, dinanzi al Circolo Canottieri di Napoli, uno dei più prestigiosi circoli nautici italiani, ed è stata l'occasione per vedere in gara tutti i team in un circuito difficile e ricco di virate. Una vittoria che ha un valore particolare. Metamarine è infatti riuscita a superare Snav, l'imbarcazione campione del mondo. Marco Pennesi e il giovane ma abile Stefano Bonanno hanno dato conferma, oltre che di ottime doti, anche di una forte intesa, che lascia ben sperare per la prossima stagione agonistica. Le sorprese in casa Metamarine non finiscono mai. Non si lavora lacrimente solo per migliorare il monocarena destinato a ricoprire un ruolo da protagonista al prossimo mondiale. I qualificati tecnici guidati da Marco Pennesi stanno infatti realizzando il sogno di molti appassionati che desiderano un bolide del mare come barca da diporto. Così il modello di punta di Metamarine, realizzato in un'ulteriore versione, si sta trasformando in un'avveniristica imbarcazione da diporto veloce e, seppur basato sulla stessa struttura del modello corsa, è realizzato con accorgimenti che ne garantiscono assoluto comfort e ne addolciscono l'impiego. Metamarine si riconferma perfetto connubio di innovazione e tradizione, dimostrandosi una delle più consolidate realtà cantieristiche italiane e con una promettente proiezione verso un impareggiabile successo. Dedico questa vittoria dell'italiano, che è la terza volta che la portiamo a casa, principalmente a tutto il team, che nonostante tutte le disavventure ha continuato a credere a qualche cosa, a qualche risultato che doveva arrivare. È arrivato finalmente per chiudere la stagione sfortunata e alla fine fortunata. Chiudiamo in bellezza.
sentiamo, yeah. Sono single, sono un cane buonissimo, ma se... poi qualcuno lo stringo. Mani! I miei amici sposati ce l'hanno con me. Oh,
Pennesi, il nostro rottamarese dell'anno 2009. Non vi sei, sono single, di un diverso colore, il mio